Grazie alla Palestra Antares di Ferentino. Volevo ricordare, prima della pubblicità, il ballo è stato eseguito dal gruppo Ginnastica Ritmica, sempre della Palestra Antares di Ferentino, che ricordo a tutti si trova a Via Casilina Sud, chilometro 76 e 400. Allora, Angelica, ci vuoi spiegare le vostre attività a Ferentino, alla Palestra Antares? Sì, allora, buonasera a tutti. Sono Angelica Salvati. Siamo ballerini di danze latinoamericane a livello internazionale. Scusate il fiatone. Siamo finalisti al campionato italiano assoluto 2018. Da settembre abbiamo intrapreso una collaborazione con l'Antares di Ferentino. Facciamo un applauso, così riprende fiato, vai. Facciamolo riprendere il fiato. È stato un assassinio quello di farla parlare subito. Riprendi ancora. Applauso dell'anno zero. Anno zero, fatemi sentire! Di più! Organizziamo corsi di balli di gruppo e balli di coppia per tutte le età a partire dai 4 anni. Che dire, venite a trovarci. Grazie a tutti. Grazie Angelica. Adesso, poi tanto ci vediamo insomma a fine serata per la sigla di chiusura. Intanto, prima di parlare, di passare ai nostri argomenti del Frosinone Calcio, che purtroppo Carolino vedono, anzi, meno male che c'è stata questa penalizzazione del Chievo. Lui c'ha una squadra che vince e una che perde. Sì, lì non può gioire e soffrire a seconda. Adesso, mister, se ci vuoi presentare. Allora, i miei secondi li spendo con Alessandro Ambrosi, ha giocato in Serie B, in Serie C, è un grande. Beh, più di 30 secondi, no? Sì, qualche secondo in più. Lo presentiamo anche perché io collaboro quest'anno con la loro società, con i ragazzi vicino a lui, con gli allievi fascia B, girone diciamo interprovinciale, Roma, Frosinone, Latina. E Alessandro ci dirà, ecco, si presenta e ci dirà poi i suoi scopi, le sue. È successo qualcosa, quindi va bene. La cosa andate. Andiamo. Succede anche su Sky, sulla Rai. Certo. Su DAZN. Succede il giorno dopo. Vai Alessandro, vai. Innanzitutto io colgo l'occasione per salutare tutti. La nostra come più vicino al microfono, più vicino, dai. Il microfono, ecco. Come diceva prima il mister, è una società che lavora da ormai da una decina d'anni su Fiuggi. E appunto abbiamo un centro di proprietà nostra dove svolgiamo un lavoro prettamente dedicato a quella che è l'attività giovanile, quindi si parte dai piccoli che hanno 4 anni fino ad avere la squadra più grande, che è gli allievi under 16, che sono gestiti proprio dal mister. Diciamo è una società che negli anni ci ha dato più di qualche soddisfazione, perché grazie insomma al lavoro di tutti siamo riusciti a inserire più di qualche ragazzo nel mondo professionistico, che è quello che un pochettino noi ci diamo come obiettivo. Detto questo, niente, proseguiamo la nostra attività con impegno, dando la possibilità, ecco, appunto a molti ragazzi di avvicinarsi a questo splendido sport. Grazie Alessandro. Io voglio dire, lui e il fratello sono stati degli ottimi giocatori. E noi, Lino, tu te ricordi i fratelli Ambrosi? Quando giocavamo noi non si ricorda nessuno. E loro invece hanno dato e hanno dato lustro pure ai nostri colori sociali, perché col Ceccano, mio fratello, sì, il fratello e il portiere, ha giocato anche a Ceccano, quindi loro hanno avuto modo di portare alto i colori della nostra, diciamo, ciociaria, anche se sono di Fiuggi, però la ciociaria è sempre ciociaria. Fiuggi, dai, ciociaria. Cioè, volevo chiederti, non te l'ho mai chiesto, ma di che squadra sei te? Io Juventino. Annaggia Carolino. Come Lino? Vabbè, no, poverino no, perché sono primo in classifica. Allora, io concluderei questa piccola con la presentazione, i nomi di questi tre ragazzi. Uno è Alessandro, portiere. Una curiosità, ma Laura, scusa, il microfono ad Alessandro. Subito. Ma Frosinone Juventus, chi è di fato? No, Juventus, ragazzi, sarei bugiardo di Frosinone. Bravo, bravissimo. Allora, io vorrei dire, ecco, i nomi di questi tre ragazzi, c'è il portiere, il primo di là. Diego. Lorenzo. E che è il figlio di Alessandro, Lorenzo, difensore ruolo centrale. Ah, difensore centrale. Filippo. E Filippo un altro difensore. Scusami, centrale. Mi fate rivedere Diego per cortesia, che ero distratto. Eccolo qua. Perfetto. Allora. Ciao Diego. Ciao. A posto. Diego. Beh, bel fisico da portiere, dai. A posto.
Va bene, io grazie. Ringrazio la Lofra Fiuggi, ringrazio Alessandro. Siete nostri ospiti, potete restare senza andare via. Se volete, potete, siete liberi di fare. Ma lo so, infatti io per quello ho voluto intervenire. Grazie adesso. Alessandro, e grazie a voi ragazzi. E in bocca al lupo per la vostra attività con la scuola calcio di Fiuggi. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie. Allora, necessita il microfono urgente perché adesso si apre il dibattito, quello... Lo darei, se siete d'accordo, a Lino il microfono, perché così sì, sì. Possiamo, visto che parliamo adesso del Frosinone. Oh, io allora, ti volevo dire, sì, Daniele, io prego, ho speso prego. Questo tempo che era dedicato a me, quindi l'ho speso con loro, però mi piacerebbe adesso con qualcuno di loro che parla, dargli qualche botterella.